Ora prendo fiato e riparto. Ovest Eola amava quella frase. Gli piaceva l'effetto balsamico che aveva sulla sua coscienza, specialmente in momenti come questo in cui ansimante rosso in faccia se ne stava appoggiato a un albero. Amava quella frase perché il jogging era la pratica più esecrabile mai concepita dalla mente umana. E per due quintali di ciccia come lui, tutta carne magra nella sua gelatina, soleva ripetere sua madre. Ogni trucchetto per guadagnare tempo era buono. Sì, sì. Ora prendo fiato. Un lungo respiro. I polmoni si fecero largo fra gli ammassi di alipe. E riparto. Però che fatica. L'aria era così densa che sembrava di annegare. La sensazione di vuoto nello stomaco dava origine a dolorosi crampi gravitazionali. Era inutile che predicassero tanto con loro. Queste cose gli istruttori sinistri e salutisti della Health for You non potevano capire. Riparto. Sua madre. Era tutta colpa sua. Mangia, mangia che roba buona. Era la formula più ripetuta a casa sua sin dall'infanzia. Una litania da cerimoniale. Ritratto dei tempi remoti in cui la vittima sacrificale era tanto più gradita di lei quanto più era in casa. Mamma, non riesco ad allacciarmi le scarpe. Te le allaccio io, amore della mamma. Mamma, gli altri bambini mi chiamano ciccione. E tu sei figlia, tesoro della mamma. Ma mamma, non sono un po' tantino, 120 kg? Ma no, che sei alto. Prendi ancora uno scacco di timballo. Poi erano iniziate le coliche di fegato, il mal di schiena e le difficoltà respiratorie. Signora, suo figlio è obeso, aveva detto il medico. Questi dottori credono di capire tutto loro. Aveva commentato la madre togliendo dal forno uno sfarmato di 18 formaggi. Ora riprendo fiato. Poi era stato l'inizio di una battaglia già persa. La dolorosa rinuncia a due dei sette pasti giornalieri, la messa al bando degli alimenti più grandi, la sporadica concessione alla Nutella, e ancora la dieta rigorosissima del programma di disintossicazione alimentare Tantalo. Risultato? Niente. Infine era arrivata la carta del fitness. Riparto. E questa volta riparto sul serio. Anche perché aveva visto passare Simona, la sua istruttrice della palestra a soldi scattanti. Gli era sembrato che gli sorridesse, e forte di quell'incoraggiamento Ester era ripartito e per un po' era riuscito a tenere un buon ritmo. Davanti a lui Simona esibiva dei pantacollanti molto aderenti. E quel paio di cose che si contraevano ritmicamente avrebbero potuto alimentare le sue fantasie sessuali per molti giorni a venire. Dio! Supplicò senza alcuna devozione. Che culo! Passati quei pochi minuti in cui gli era sembrato di non avere peso, Orette fu assalito dalle proteste del suo organismo e dovette rallentare. Solo un organo non aveva protestato. Avrebbe voluto correre ancora, tenere il passo e ora pareva addirittura sul punto di gonfiarsi l'orgoglio. Prendo fiato un attimo. Si lasciò cadere sulla prima pagina del capitolo. Il cuore sembrava una mandria di bufale e respirare era quasi un'utopia. Andiamo. Andiamo, respiri lunghi. Uno, due, esatto, continua. Ma intanto il piacevole formicolio saliva dalle parti basse e ai primi cenni di turgore avesse sentito nascere dentro di sé nuova energia. Una specie di calore stava sviluppando le sue membra faticate, accompagnata da una sensazione di incontenibile gallardia. Forse hanno ragione. Ebbe il tempo di pensare. Attività fisica, va bene. Poi esplose. Bravissimi.